Ok, buon uomo, non ho più niente da dirle. Quindi mettiamo. No, non tu. La cosa bella è che Lucario è più forte di tutti i Pokémon che hanno gli Un allenatori. po'. E noi non lo utilizziamo mai. Peccato. Aspetta, qui c'era uno strumento. Oddio, Ma dove lo vedi? oddio. Te lo fa proprio pesare il fatto che c'è il fango. Ah no, no, pensavo fosse comunicante. La strada. Perché lì c'era una Pokéball. Scusa, non me la sono sognata. Infatti, qua c'è una Pokéball. Come ci arriviamo però? Questo è un bosco dei misteri, ci sarà qualche teletrasporto. Scusa, ma i miei amici che di solito sono ebeti, cioè come hanno fatto a superare il fango, superare gli Che ne allenatori? Ok, so. bisognerà andare di qua. Ah, eccoli qua. Da questa parte! Ah, ecco la casa dei misteri. Ciao, trovi! Stammi dietro! Quindi questa sarebbe... La famosa casa stregata. Beh, che si fa? Entriamo? Vabbè, entriamo, dai. Cosa? Entrare? Ma dite sul serio? Beh, visto che Serena se n'è andata per passare più tempo con i suoi Pokémon, sta a noi scoprire la verità che si cela dietro questo palazzo. Giusto, coraggio ragazzi! Ed entriamo Va nella casa bene. stregata. Stregata, ti sei Stregatta. inceppato? E Chi è troviamo un questo? fantasma. Ascoltate. Si muove tutto. Tanti anni fa, in una fredda notte di tempesta, mi persi nel bosco. Scorsi questa casa ed entrai per ripararmi. Tutte le luci erano spente. Con il cuore in gola guardai in ogni stanza, ma la casa era deserta. Allora andai in cucina, aprii il frigorifero. La sua debole luce rischiarò la stanza. E mi accorsi che c'era un uomo rannicchiato in un angolo! Mi avvicinai e cercai di spiegargli che mi ero perso e avevo bisogno di un rifugio per la notte. All'improvviso l'uomo si mise a gridare: "No! Indietro! Via da me!" Sorpreso e spaventato, esclamai: "Ho bisogno di aiuto! La prego, mi aiuti!" "Lo dicevo a te!" ribatté l'uomo. Lo guardai fisso negli occhi, senza saper cosa dire, e riprese: "Non li vedi? Sono dietro di te! Sono dei guaioni senza volto!" Ok, piccolo qui. Va Ti bene. aiuterò. Ma chi sono gli Slender, i uomini senza volto? Fine. Bene, ragazzi, credo che questa storia vi terrà svegli per un bel pezzo. Che ne dite di darmi una piccola mancia? Se non lo fate, potrebbe anche succedervi qualcosa di spaventoso. Che vuoi farci pagare? Ehi, le case stregate del Luna Park non sono mica gratis. Vuoi dare una mancia? Ma Sì, io no, mi no, no, farei no, no. assalire dallo spirito più che No, dargli una mancia. salviamocene. Ok, non ho dato la mancia. È già finita, io non stavo nemmeno ascoltando. Questa storia non ha l'aria di essere molto credibile. Ormai è spaventato, non ha più il vocione. Quindi non è Non si successo prove. niente, dobbiamo dare forse i soldi? Beh, Dobbiamo decidere non estorcere denaro. non era proprio una casa stregata, ma uno spavento ce lo siamo presi lo stesso. Shana, tu volevi andare in campeggio? No, diciamo che l'abbiamo fatto. In fondo in campeggio si raccontano storie spaventose. Sentite, io ne ho abbastanza di case stregate e storie paurose, e devo esercitarmi anche con il mio corpo di ballo. Ci si vede! Va Ecco, lui che se ne bene. va bello bello. E adesso che si fa? Andiamo a Romantopoli? Alla prossima, mister N. Non vedo l'ora di confrontare ancora i nostri Pokédex. Ciao ciao! Vostra fidanzatina resta sempre con noi. Certo. Scusa, fatemi rientrare, poverino. Ci sarà qualche Pokéball? Ogni tanto è meglio lasciare qualche verità celata nel mistero. No, non c'è niente. Questa casa è perfettamente inutile. O forse ci siamo sbagliati e dovevo dare la mancia, magari? O No, quale mancia? si cattura qualche Pokémon particolare? Dal fuoco. Qua posso addormentarmi, anche se non è la cosa più saggia da No. fare. No. Io non mi addormenterei, sai, insieme a questo Ok, tipo. perfetto. Addio, buon Arrivederci. uomo. Quindi scendiamo giù. Oddio, Ah, ci sono vale. delle lapidi. Oddio. Iaiai. Ah, qua ci sono dei Pokémon. Mi sa che sono i Ho tolto il Gumi. repellente, ho tolto il repellente, Ah. ecco perché. Wow! Si vede proprio Il piatto. Pokémon sottiletta. Il nostro bel gringo. Mamma mia, Comunque. com'è brutto. Ma è proprio più piatto di che non si può. Io pensavo almeno un minimo di spessore. C'è il muso lungo. Andiamo giù. Oh mio Dio. Sono impantanato, ma. Ok. Va Vedi, ho bene. fatto tutto questo per una bella spettro targa. Aumenta la potenza di mostri tipo spettro. Che peccato. Noi non avremmo Pokémon di tipo spettro, quindi non Anzi, no, ce ne forse faremo. probabilmente non è così, me lo sono inventato. Cosa molto più probabile. Ecco. Oddio, non devo assolutamente trovare un Groomy. Sto facendo il percorso perché devo passare di qui. Vediamo un po' chi c'è. Vediamo, chissà.
Carnivine. Carnivine. Che bello che è. Ma qua faremo notte prima di trovare Grumi. Faremo notte, non è che è molto raro. Vabbè, ma... a fine percorso mi metto a cercarlo. Bravo, vedo che tu... La famiglia, riattivare il mio repellentino. Repellentino, vediamo un po'. Allora, abbiamo anche un bidorselmo, Non so che cosa ci possa servire, però. Fammi andare un attimo giù. Sono curioso un attimo di vedere la spettro targa. Sì, che potenza rimasto. Wow, ho detto una cosa giusta, Lollo. Per una volta ce l'hai fatta a dirlo. Hai visto? Faccio uno strumento, me lo sento. Ci deve essere uno strumento. Ehi, fame. Buona donna. Quando guardo gli stagni mi viene subito in mente il veleno. Ah, scusa, ho detto una sciocchezza. Ti regalo questa per farmi perdonare. Oh, tossina. Insegniamo a... il nostro simpatico e piccolo... Ma, vabbè. Venusaur. C'è una Pokéball, ma come ci si arriva? Con surf? Sì. Ah, sì. Wow. Proprio facciamo surf sul fango, incredibile. Sì, vuoi scendere. Bene, siamo impantanati. Roccia umida. Non dovrebbe fare, non dovrebbe essere così essenziale come penso. No, comunque ci manca a destra una parte del percorso. Bravo, vedo che vedi sempre meglio, sempre più hai l'accuratezza di un'aquila nel vedere i particolari. Va bene. Una bella bambina che si è persa, Lollo. Preferiresti un mondo bidimensionale o tridimensionale? Tu, Lollo, che cosa preferiresti? Ma non lo so, mi fa più paura questo. Risponde alla piccola Adelinda. Ragazza delle fiabe. Ah, wow, c'è il Pokémon tipo folletto. Un Floet. Vale, quindi contro il folletto che cos'è che è super efficace? Veleno, mi sa. E le mosse lotta come vanno? Non lo so, proviamo. Schiacciatuffo! No, è che a me dal colore mi ricorda il tipo psico, quindi io non farei le mosse lotta. Non è molto efficace, però leva comunque un sacco di vita. Campo erboso. Che mossa è? Cresce rigogliosa erba. Che cos'è? Ma... ah, ok, recupera i PS ogni turno. Ma... aerosalto. Vabbè, ciao ciao piccolo Pokémon. Allora, ho usato la mossa lotta e non era molto efficace. Esatto. Forse non sono proprio efficace. Mi sa. Vediamo qual è il prossimo Pokémon. Slurpuff. Ma chi è? C'entra qualcosa con Jumpluff? Ah, no, è questo. Che brutto Pokémon. È questo batuffolo di... Io me ne vo. Boom! Cotto spora ed evitiamo l'attacco e... volo! Wow. Ci schiantiamo. Cotto spora, no, non ce l'ho fatta ad evitarlo. Mm-hmm. Riduce l'attacco e la velocità. Velocità. Maia. Ah, dovremmo essere comunque molto più veloci di lui. Allora, ero assalto e dovremmo avercela fatta. Sì, perfetto. E sale anche il Gringo al 46. Molto bene, bravo. Bene, bene, l'abbiamo fatto fuori. Ora inizio ad usare la piccola iride, che se no non la uso mai. Se no la lasciamo lì. Radigan al 50, perfetto. Ormai Radigan potrebbe affrontare la Lega da solo, diciamo. Questa vorrebbe un Pokémon un mondo bidimensionale come in un libro. No, dobbiamo tornare con Taglio qui. Vabbè, non penso ci sia nulla di che. Baccardè. Forse. Quindi adesso ci sono delle piccole bacche tra rami più alberi dell'albero, non sembrano raggiungibili. Usa una scala la prossima. Devono volta. Crescere. Andiamo di qui, non c'è più niente. Sì, questa no, è la casa abbandonata. Casa stregata. Usiamo il mio ricerca strumenti. Siamo arrivati alla City. Romantopoli, dove c'è la gym. Ok, qui c'è qualcosa, lo sento. Da questa parte? No, sono quei funghi. Come sono quei funghi. Mini fungo. Vedi? Wow. Ormai io li conosco i giochi di Pokémon. Boing boing. Guarda cosa ho trovato. Tieni, te lo regalo. Attaccalite. Wow. Bah, io non neanche nel battling competitivo Attaccalite lo trovo troppo interessante. Neanche se ne intende, quindi è inutile che sta a dare consigli. Io non me ne intendo, se sono il massimo esperto in materia. Sì, battling competitivo. Non ti ho mai visto fare una battaglia Wi-Fi. Non mi hai visto? Beh, mio fratello sì, quindi... Sentiamo una storia. Che belle nuove nuvole grigie. Non trovi non anche tu neanche. Che sia meraviglioso? Questa era la storia che c'era... Cioè, seriamente? Ciao, sono Barley Cantastoria, una magnifica storia. Vuoi sentirla? Sì. Avere una pietra foglia dona natale tranquillità, non è vero? Quindi questa è una storia per il nostro simpatico Cantastoria. Certo.
veramente fa dormire proprio i bambini. Ok, bene. Quindi in questa casa non c'era assolutamente un fico secco. Quindi qua è il vestiario. Scusa, dobbiamo cambiarci da queste orride vesti. Ottimo, perfetto. Adesso mi faccio un bel look. Allora, vorrei comprare qualcosa. Seleziona quelli che vuoi. Allora, no, queste mi sembrano femminili, scusami. Questo che cos'è? Sono coperte. No, queste non le puoi prendere. Che schifo di vestiti. No, però c'è questo cappellino così. Allora, no, prendo il borsello che è molto fashion. Borsa policroma. No, fa tutto schifo in effetti. Sono tutti oggetti molto femminili. In realtà. Allora, quindi questo che look è? Maglietta a collo a V. Sono femminili, perché non penso che lo siano. Beh, questo tu che dici? Lo renderemo un obbrobrio il nostro proprio. Vabbè, facciamo il nostro personaggio gay. Via, questa cosa rosa. Oddio, vediamo come mi sta. Devo andarmi a cambiare qua dentro? Secondo me non vorrà più uscire dal camerino dopo questa. Oddio, oddio. Vediamo un po'. Ah, ma qua, vedi, si possono anche mettere le cose. Allora, abbiamo questo qua. O questo qua. Allora, questo lo lasciamo rosso. Sì. Qui abbiamo, vediamo un po', una maglietta con colletto rosa. Fammi vedere come mi sta. Oddio mio. Maglietta con logo. Oddio, no. Maglietta con collo a V azzurro. Vediamo un po'. Ok, facciamoci questo look molto estivo. Va bene. Jeans attillati. No, non voglio. Marroni orrendi. Sto provando. No. Ok, jeans normali penso di mettere. Eccoli. Colore blu. Sì, poi le scarpe sono indecenti. Che dobbiamo fare? Abbiamo solo questo, perfetto. Purtroppo. Le scarpe color marrone, oh mio Dio, che brutta scelta di vestiti. Borsa. No, non c'è niente. Piuma ornamentale. No, no, io va bene così. Siamo abbiamo la piuma fashion. Al massimo. No, no, non siamo abbastanza fashion così. Vale. Ma siamo rimasti uguali? Com'è possibile? Scusa, io mi sono cambiato. No, questo è di prova. Ah, ma dove ci si cambia? Al dove centro Pokémon. Vuoi uscire senza cambiarti? Sicuro? Allora qui mi dice che posso cambiarmi. No, non penso. Vorrei comprare qualcosa, vorrei provare. No, ok, va bene. Allora andiamo al centro Pokémon a cambiarci. Torna a trovarci, ciao ciao. Arrivederla. Se poi mi hai detto una stupidaggine ti meno. Perché ho il sospetto che tu me l'abbia detta. Non sia mai. Entriamo. Sì, non sia mai, come no. Io sono il massimo della sincerità. Forse sì, avevi ragione. Vedi. Va bene, meno male. Neanche l'abbiamo comprata quella alla fine. No. Complimenti. Va bene, mettiamo queste cose qui, vabbè. I jeans vanno bene. No, marroni sono di un errore. Vabbè, su questo personaggio non stanno male. Beh, forse. Tutto nel mondo dei Pokémon che bada alla moda. Abbiamo questa t-shirt molto. Ma hai detto sexy. Vuoi uscire senza cambiarti. Oh mio Dio! Sei un disastro! Oh mio Dio! Mettiamo questa maglietta! Dio santo! Cioè, il touch comunque di questo coso non va, eh. Ok. Sarà il non uso che la. Vuoi uscire senza. No. L'abbiamo fatto. Guardati, sarà. Prova a dire guardati. Sì, mi guardo e va bene. Ok. Ok, siamo bellissimi. Confermo. Adesso. Bene, adesso abbiamo cambiato il nostro look. Abbiamo cambiato la nostra maglietta. Non puzziamo più. Allora, quindi questo è il signore che ci ridà sì. i poteri. Oh. Vabbè, senza ridire quello, no. No. Va bene, diamo questi poteri. Lo chiamo, wow. Il potere incontri L1. Il potere incontri aumenta la probabilità di incontrare Pokémon selvatici. Puoi usare i poteri 0 tramite il PSS. Oh, poteri O. Più li usi, più saliranno di livello. Non esitare ad usarli. Detto questo, credo proprio che mi dileguerò. Ci vediamo in giro. Arrivederci, amico. Adesso possiamo. Ma come ti permetti di chiamarlo amico? Hai ragione, mi scuso. Qua è un Pokédex. Quindi questa siamo nella parte di Kalos costiera? No, anzi sì. Non ancora abbiamo allora, cambiato. Allora, diciamo un po' di Dairica, perché tu stai. Ma perché? Tanto ci abbiamo. Guarda quanti soldi che abbiamo. Tu li esaurisci tutti, secondo me. No. E qualche revitalizzante che sono molto più importanti, a meno che non ce li abbiamo. Quanti ne no, abbiamo? No, ne avevamo già un bel po'. Diciamo. Vabbè, allora. Infatti una cura totale. No, repellente mazza. Bravo, beh, questi sono utili.
Questi possiamo anche spendere tutti i soldi, tanto li useremo di sicuro, okay, soprattutto okay. Per una let's play. Compra, vediamo un po' qua dentro che cosa c'è. No, pensavo MTMN, invece questi però mi saranno utili per il battling. Oddio, con questo battling non darti tante aree, su. Io sono un esperto, sono il saggio dei saggi del battling Pokémon. Ma io mi sto dando da fare, non trovo più oggetti. No, quindi questo vuole vedere un Pokédex alto più di 30 cm. Un Pokédex alto più un di un Pokémon più alto più di 30 cm. No, infatti mi sembrava strano. Qua dobbiamo usare Surf, purtroppo. No, non possiamo, è un laghetto della... E scusami, quella Pokédex come... quella Pokéball come la prendiamo? Ti devi infilare in qualche angolino. In qualche angolino. No, forse hai ragione, si può usare Surf. No, divieto di usare Surf. Ultra Ball. Bisogna studiarla come cosa. O sono talmente cieco che oggi non riesco neanche a vedere. Forse di qui? No. No. Sarà allora, da qualche parte qua, esatto. Divieto di usare Surf. Allora, forse qua dietro. Bene. Etere. Molto bene. Ottimo. Quindi adesso andiamo a cercare altri oggetti e poi torniamo sul nostro bel percorso. Lucario può apprendere taglio, non mi ricordo mica se poteva prenderlo. Non lo so. Vabbè, noi adesso quindi riandiamo a prendere il Pokémon. Quindi questa è la palestra. È la palestra, è la gym. La gym di tipo palestra di Romantopoli. Wow, sembrerebbe di tipo psico. No, è di tipo folletto. Di tipo folletto. Ciao, parla man. Con questo. Salve, futuro campione. Ci sono due cose importantissime che devi sapere sulla palestra di Romantopoli. Primo, converrai solo allenatori esperte di Pokémon di tipo folletto. Secondo, puoi usare le pedane del teletrasporto, ma nessuno sa dove portano. Ah, stavo scherzando. Le pedane sono collegate secondo un schema prestabilito. Forza, sali su una pedana rotonda e gialla e parti all'avventura. Va bene, questo sarà un po' come la palestra di Sabrina Zafferanopoli, quindi... Sabrina. Prepariamoci a... a vederne delle belle. Esatto. Quindi parliamo con questo buon uomo. Ehi, non darmi le spalle. Hai con te uno dei Pokémon che ti ha dato il professore? Ben due. Qualunque sia il suo stadio evolutivo, se ti è abbastanza affezionato, posso insegnargli una mossa davvero speciale. Ah. Wow, una mossa combinata, che dici? Vuoi che gliela insegni? Sì. A quale Pokémon vuoi che la insegni? Non puoi imparare. Froggy? Prego, Froggy. Oh, tre ne possono imparare addirittura. Froggy che può prendere? No, ma sono acquapatto, fiamma piatto ed fiamma patto. Funzionano solo piatto. Se li utilizzi in combo, no? Mi sembra. No, funzionano in qualunque caso, però in combo fanno delle cose un po' strane. Non le ho mai provate, però. Vuoi rinunciare a insegnare la mossa acquapatto? Sì, vabbè, peccato. Comunque sappiamo quindi che a Romantopoli c'è questo esperto che insegna mosse combinate. Mm-mm. Noi potremmo anche utilizzarla come strategia per le lotte. In teoria. Non in teoria, anche in pratica. Bene. Qua che cosa c'è? Qua ci sono altre due belle casette, quindi dobbiamo un po' parlare con gli abitanti. E poi abbiamo fatto, penso. Gengarite. Ah, per far Mega Evolvere Gengar. Okay. Peccato che è stato bannato Gengar, Mega Gengar. È stato bannato. È diventato Uber. Perché è troppo forte? Eh sì. Quali altri Pokémon Mega... che si Mega Evolvono? Mi chiedi troppo. Sai, io non sono un esperto, come dici tu, di battling, quindi posso capire. Allora, quindi questo mi sembra che dia un premio ai Pokémon. In cambio di? Blaziken, quindi io metto Blaziken. Vediamo. Sei sicuro? Sì. Bene, vediamo, il tuo Blaziken si sta dando da fare, ma se si impegnasse di più potrebbe ricevere una bella... Se si impegna di più arriva al 100 in due giorni. Se si impegnasse di più. Ma... Vabbè, non importa, quindi questo darà fiocchi. Non abbiamo penso un Pokémon abbastanza... Esistono ancora i fiocchi, sei sicuro? Salve allenatore, che Pokémon hai con te? Oh, il tuo Aurorus, si è proprio affezionato, si vede che è felice di stare con te. No, non danno niente, valutano semplicemente quanto ti è affezionato e quanto ha lavorato. Quindi totalmente inutile, va bene, abbiamo trovato comunque la Gengarita in questa città, non male. Vediamo un po' di passare alla prossima casetta. Ma ne parliamo dritto dritto con questa bella persona. Vuoi che dia uno sguardo alle tue medaglie? Ah, sì. Qua noi diciamo le medaglie e lei ci dice i Pokémon con le quali le abbiamo conquistate. Ah, interessante. Magari per ricordare, che ne so, se magari tra 10 anni rivedremo questo gioco. Hai capito? Gioco. Secondo la leggenda, Froggy un tempo era un bel principe. Oh. Capito, capisci? Bene. Noi abbiamo bene. Un bel principe in squadra. Certo. Che fa questa bella signora? Ho l'impressione che i miei Pokémon crescano in fretta. C'è qualche strumento qui? Sì, ce n'era uno lì.
Adoro le cose grandi. Lo stesso vale per i Pokémon. Mi piacciono quelli alti. Con Pokémon alti intendo quelli più alti di 3 metri. Ha dei Pokémon alti. Che vuoi, un palazzo? Non lo so. Non hai Pokémon alti. Uffa, voglio dire Pokémon più alti di 3 metri. Non lo so chi vuole più alto di 3 sì, metri. Sì, ma c'era anche il signore. Oh, pietra foglia. C'era anche un signore lì giù che voleva vedere. Comunque, è vero. Magari Raggigigas al massimo. Penso anche il Pokémon leggendario. Sei venuto a rilassarti un po' qui da noi? Sì. Bene, dove vuoi sederti? Ah, quelle lotte, meglio non Vabbè, sediamoci in terrazza, noi siamo i ricchi, dobbiamo sederci nel posto più chic. Vogliamo affrontarle? Allora facciamolo. No, ma non penso. Eh sì, ora ci sono tutte le lotte. Ecco il nostro rinomato succo, la specialità della casa. Spero che sia di tuo gradimento. Resta pure quanto vuoi. Vuoi dare una mancia? Sì. Ah no, è solo il succo. Quanto vuoi dare? 1000. Ma tu vuoi spendere proprio delapidare tutti i soldi? Beh certo, dobbiamo comportarci da signori almeno nel No, comunque le mance, a parte gli scherzi, ha detto il solito produttore dei videogiochi Pokémon, che serviranno a qualcosa, ma ancora non ha detto a cosa. Che cos'è un Nidoqueen? È questo Pokémon. Ah, ce l'ha fatto registrare nel Pokédex, che brava. Vedi? Non ci sono solo lotte. Ma non immagino che ci siano strumenti nascosti, no, infatti. Vedi, siamo saliti per avere un Nidoqueen nel Pokédex. Hai visto? Proprio interessantissimo. Vai già via? Sì, caro amico. Torna presto a onorarci della tua presenza. Beh, e della speso tua speso tutti quei soldi. Non abbiamo fatto un Era un succo molto gustoso. Certo. Tu l'hai assaggiato, infatti. Quindi, adesso, signori, vado e torno nel percorso 14 e ci ritroviamo subito qui a Romantopoli in un batter d'occhio.